Se lo coccolano questo spettacolo Stefania Seculini e Graziana Borciani, che molti conoscono quale componente degli Oblivion, e Marlene Edith, dopo aver circuitato a livello nazionale, giovedì aprirà la stagione del Teatro Stabile sloveno in una versione che vede il direttore Daniel Malalan quale narratore. Una soddisfazione non da poco per le due interpreti, che lo hanno anche scritto, attingendo al repertorio di due fra le più grandi presenze della musica dello scorso secolo. Lo spettacolo non è soltanto la riproposizione di alcuni fra i brani più noti del repertorio della Dietrich e della Piaf, esso è infatti incentrato sul rapporto di amicizia e stima che intercorse fra loro, e in tal senso la scelta delle canzoni, operata a gioco forza escludendo alcuni capisaldi, è funzionale ad un racconto anche biografico. Ne esce un doppio ritratto, pertanto, che riflette anche il differente approccio alla vita delle due artiste. Più drammatico, per forza di cose, quello della Piaf, affidata alla Borciani, apparentemente più distaccato quello della Dietrich, cui dà vita la Seculini. In scena dunque con Lamberto Lipparini al pianoforte, fino a lunedì 6 dicembre si alterneranno canzoni ora struggenti, ora più leggere, che continuano a far parte della nostra colonna sonora quotidiana, ma soprattutto due interpreti capaci di restituire, a parecchi anni di distanza, le medesime emozioni.